Allora, una volta rimontata la stampante, prima di chiudere tutto, assicuratevi quindi che gli sportellini siano, i portellini del laser siano chiusi, quindi in questa posizione. Dopodiché accendete la stampante e al primo giro il main drive andrà a bloccare questi sportellini, quindi voi non li potrete più muovere a mano, aprire e chiudere. In attesa dell'inizializzazione, ci chiederà poi di inserire i consumabili a partire dalla belt. Con l'occasione pulite il condotto che è del toner di scarto, che molte volte si ottura e crea problemi di qualità. Ah, inserire l'unità di trasferimento. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro e se l'avete controllato prima, questo ingranaggio si apre. E una volta inserita la belt, la stessa comincerà a girare. Vuol dire che avete fatto bene il vostro lavoro. Vediamo che ci chiede il toner. Installa materiali di consumo. Allora, una volta che la stampante è pronta, effettueremo la stampante di prova, la stampa di prova. Io la faccio da qui perché il mio cassetto non funziona al momento. Quindi si va su amministrazione, rapporti, pagina configurazione, si seleziona la pagina di configurazione, stampa. Ora questa qui è in bianco e nero, poi faremo un'altra stampa per quanto riguarda i colori. Già. Questa è la stampa in bianco e nero. Adesso fa la calibrazione perché non l'ha fatta prima, ce l'ha ritardata. È normale, lo so. Corretta. Ah.
Per essere sicuro che tutto funzioni correttamente, si fa la pagina di diagnostica. Amministrazione. Si scende fino a risoluzione problemi. Stampa. Pagine qualità. Stampa pagina diagnostica. Se tutto a posto, avrete questo. La stampante funziona. A questo punto potete richiuderla. Tenete presente che da verificare ci sono le bande laterali e queste qui. Devono essere più o meno così, insomma, attaccate. Se sgarra di qualche centesimo di millimetro non succede niente.